Paura questa mattina, poco prima di mezzogiorno a Roseto, quando un bobcat della ditta impegnata nell'interramento dei cavi della fibra ottica ha tranciato di netto la condotta del gas metano che costeggia il Palamaggetti nella zona sud della città. L'allarme è scattato immediatamente, tutta l'area è stata circoscritta, bloccato anche il traffico sulla statale 80, mentre la ditta che distribuisce il gas metano ha provveduto alla sospensione dell'erogazione per consentire alla squadra di tecnici di riparare il danno, che richiederà comunque del tempo e soprattutto la verifica dello stato di un importante tratto di condotta. È infatti necessario accertarsi che non ci siano altre lesioni. Sul posto anche i vigili del fuoco, mentre gli agenti di polizia locale hanno dovuto deviare il traffico. Il rischio di esplosione è stato concreto perché il bobcat con la piccola benna, nel momento in cui ha tranciato la tubatura, avrebbe potuto provocare una scintilla. Bisogna adesso verificare se durante gli scavi per la posa della fibra ottica la ditta impegnata in queste operazioni fosse a conoscenza che in quel punto, a meno di mezzo metro di profondità, era presente la condotta del metano. Informati anche i carabinieri dell'accaduto, le indagini comunque sono affidate ai vigili del fuoco.